Ciao a tutti gli appassionati di Time Splitters. Indovinate un po' chi c'è nel 1972? Ciclotrone. Ragazzi, c'è proprio lui, c'è Harry Tipper. Torna il caro Harry Tipper, che abbiamo visto anche in Time Splitters 3. E siamo sull'isola di Kallos. Kallos sta di nuovo provando a conquistare il mondo. Farà esplodere l'isola se lo facciamo incazzare. E noi siamo pronti. Allora, ragazzi, da questo livello in poi la campagna diventa molto, molto difficile. Anche in difficoltà normale diventa molto difficile. Però vi faccio vedere insomma un po' il livello com'è. Eccolo qui. Tra l'altro in Time Splitters 3 Cortez non riconosce Harry Tipper, ma è un'incongruenza. Perché Cortez in persona Harry Tipper qui nel 72. Let's cut to the chase. Just give me the crystals and maybe I'll go easy on you. You are in no position to bargain. They will be staying with me. Has anyone ever told you you have a screw loose? Yes, but in 2 minutes I will still be in one piece, unlike yourself. Goodbye. Hey, look, we can work this out. Hey, can we talk about this? Parodia palese di 007 Goldfinger. Che culo, eh? Sì, come no. Hope you still got the guarantee, Kalos. Abbastanza improbabile, vabbè. Allora, ragazzi, qua c'è un timer. Quindi non dobbiamo perdere tempo. Allora, dobbiamo. Spegniamo le telecamere. Dobbiamo, ragazzi, disinnescare tutte le bombe, quindi dobbiamo muoverci. Bomb detonation in T-minus 2 minutes. Aspettiamo che esce lo scagnozzo. Avete visto che sono tornati gli scagnozzi? I nostri cari amici scagnozzi. Ragazzi, non so perché non è partita la musica. Ok, noi dobbiamo andare da questo scienziato. E loro disinnescheranno le bombe per noi. Quattro bombe rimaste. Questo scienziato praticamente tradisce Kallos e passa dalla nostra parte. Buon per Bomb noi. detonation in T-minus 3 minutes. Muori, mannaggia, oh. Dai. Ok, ora le cose iniziano a farsi complicate. Praticamente dobbiamo stare attenti anche agli scienziati, perché se muoiono loro non possiamo disinnescare le bombe. Ragazzi, questo non è il livello più difficile. Perché poi la fabbrica di robot
è il livello forse il più ma anche l'ultimo livello, stazione spaziale, forse il più difficile in assoluto, quindi. Però Time Splitters 2 è bello perché a differenza del terzo è molto trial and error, cioè per completare la campagna, soprattutto se in modalità difficile, devi veramente provarci un sacco di volte, perché è un gioco molto preciso. Pian piano memorizzi tutti i movimenti dei nemici e riesci ad andare avanti passo dopo passo, perciò all'epoca fece veramente storia, ma anche adesso appunto, è un gioco molto apprezzato. Beh, non a caso vogliono fare appunto il remake o comunque un nuovo capitolo. E poi ragazzi, la cosa bella di Time Splitters è che se vi fate un giro sul web non troverete mai un commento negativo su questa saga. Mai. Soltanto apprezzamenti. Quindi io rimango della mia idea iniziale, cioè che merita appunto molto più del successo che ha avuto. E secondo me col nuovo remake lo avrà. Detonation in T minus 2 minutes. Okay. No. Mannaggia, maledetti. Okay. Ok, sono rimaste due bombe, ragazzi. Piano piano ci avviciniamo, Abbiamo pochissime energie. Ho un brutto presentimento. Bomb detonation in T minus 3 minutes. Ora ci... mannaggia. Ok. Prendiamo l'estintore. Ragazzi, abbiamo poca energia, però dobbiamo provarci. Comunque, poi magari questi video possono anche essere presi come guida, come walkthrough in italiano, per chi magari vorrà provare a terminare, completare Time Splitters 2. Allora, bomb detonation in T minus, madonna, abbiamo pochissime energie. Minutes. Però dai, dobbiamo provarci. Ok, la corazza, perfetto. Ok. I'll take care of that bomb for you. Ok, perfetto. Manca l'ultima bomba. Ok. Perfetto, ragazzi. Sta andando tutto abbastanza bene. Incrociamo le dita. Atom. Comunque,
ciclotrone è una traduzione veramente pessima per Atom Smasher, cioè tipo spaccatore di atomi o qualcosa del genere, credo. Okay. Perfetto. No. No. Oh, madonna, riuscivo a prenderlo. No, dobbiamo andare di qua. Ci siamo. No. Magari velocizzo questa parte. Ok. Madò, qua solo esplosioni si sentono. Ok, perfetto. Quindi dobbiamo fare attenzione alla... l'arma automatica. Ok. Maledetto Kallos, ma che ci fai fare? Ok. Laser eliminati. Perfetto, ragazzi. Ok. Bello il simbolino dell'atomo. Ok, siamo quasi arrivati. Dobbiamo uccidere Kallos e attivare il reattore. Dai, 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 dai. Abbiamo tutta l'energia. Ok, cristallo del tempo localizzato. Allora, attiviamo il reattore e uccidiamo Kallos. Ok, abbiamo ucciso Kallos. Che poi è strano perché... ah no no, scusate, torna tutto. Perché in Time Splitters 3 la missione con Kallos è nel 69. E tra l'altro alla fine della missione del 69 oh no no no, cacchio, il cristallo, ragazzi. Dai, non possiamo perdere adesso. No 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 no. Dai 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 dai, dai. Perfetto, perfetto. Bellissima missione, bella bella. Alla fine del 69 Kallos dirà: avrò la mia vendetta. Non so se vi ricordate. Infatti poi nel 72 effettivamente l'avrà. Ragazzi, perfetto. Qui ormai stiamo procedendo speditamente. Siamo arrivati alla terz'ultima missione, Rovine Azteche 1920. E anche qui ci sarà una nostra vecchia conoscenza, ma la vedremo nel prossimo video. Ciao a tutti.